mi spiace, lo faccio da qui anche per poter tenere d'occhio le... La voce si sente? Voce! Per tenere d'occhio i dati del bilancio che verrà a presentare in questo congresso. Prima di tutto, buon congresso a tutti. Iniziamo con l'analisi del bilancio 2015, come se nelle ultime due mie relazioni vi porterò appunto il bilancio su stato patrimoniale e conto economico. Ricordo, insomma, per chi non fosse pratico di scritture contabili, che lo stato patrimoniale rappresenta la fotografia delle nostre disponibilità per poter portare avanti le nostre iniziative, rappresenta, diciamo, appunto il nostro patrimonio economico, mentre il conto economico invece dà l'idea di quelle che sono state le entrate e le uscite per l'anno che volge. Si può aumentare la visione contrasto? No, però. Ecco, va bene, così, ecco. Sarò cieco, ma non cieco. Allora, inizio con lo stato... C'è anche il cartaceo disponibile fuori in distribuzione. Inizierò con lo stato patrimoniale, appunto, certi diritti dispone al momento di una liquidità complessiva di 13.711 euro al lordo, diciamo, di quelle che saranno le spese per la tenuta di questo congresso aretino. Ricordo che certi diritti ha a disposizione un conto corrente postale, un conto corrente bancario e un conto PayPal. Analizzeremo poi dopo quali sono invece i sistemi di pagamento utilizzati dai nostri iscritti e dai nostri contribuenti. Senz'altro l'anno prossimo, come vedremo anche nel conto economico, emerge un'onerosità non irrilevante per quanto riguarda appunto il fatto di avere un conto corrente postale e un conto corrente bancario, e senz'altro, a mio avviso, sarà il caso di razionalizzare i conti a nostra disposizione e rendere oltretutto anche la gestione di tesoreria anche più semplice. La questione dei crediti rimane invariata, la presenza di un credito che l'Associazione Radicale Certi Diritti vanta nei confronti del Partito Radicale Transnazionale. Il credito, come l'anno scorso, è rimasto su 2.800 euro. Il credito rappresenta è composto da quote passate attraverso i canali del Partito Radicale che non sono state versate nelle casse dell'Associazione Radicale Certi Diritti. E poi c'è quel 74 euro che è una cifretta che è il tesoriere per poter pagare qui in congresso i generi di prima necessità per quanto riguarda la tenuta di questo congresso. Quindi l'attivo totale è di 16.585 euro a fronte di un avanzo cumulato che rappresenta fondamentalmente il patrimonio netto della nostra associazione, quello di il patrimonio netto dell'anno scorso più l'utile accumulato l'anno scorso, di 13.109 euro. E per la legge della partita doppia noi arriviamo al totale a pareggio aggiungendo a questo avanzo accumulato un utile di esercizio di 3.476 euro. Un utile più ridotto rispetto a quello dell'anno scorso, che ora andremo ad analizzare sul conto economico. Allora abbiamo 29.000? Sì, no. Magari. Noi abbiamo... No, come hai detto, 16.000 del 15 più quel del 14 sono 13.000. Ma si può intervenire così?
Devi iscriverti e chiedere la parola. Prego, non funziona così. La nostra disponibilità, come dicevo all'inizio, è nelle attività, il totale delle attività meno il credito che non è a nostra disposizione. 13.711 euro sui conti. Questi sono, è la somma di tutti i saldi dei vari conti che abbiamo a disposizione. Non ci capisco niente. Andiamo avanti. Il conto economico, come dicevo, analizza la differenza tra i proventi e le spese. Quest'anno abbiamo avuto un autofinanziamento totale che ha portato nelle nostre casse 7.209 euro, un autofinanziamento molto molto limitato rispetto all'anno scorso, e appunto la differenza negativa è frutto di un drastico aumento delle iscrizioni che andremo ad analizzare tra poco nelle slide della nota di tesoreria. Come vedete, tra i proventi figurano anche 611 euro di progetti ILGA Europe, che altro non è che un rimborso arrivato solamente quest'anno sul progetto dei contenziosi strategici che era stato portato avanti due anni fa. Un progetto che era, se non dico stupidaggine, di 2.500 euro complessivamente, forse 3.000, esatto. E insomma, il totale dei proventi quest'anno ammonta a 7.864 euro. Le spese, allora, servizi comuni, come dicevo, particolarmente onerosa è la gestione dei conti correnti. I servizi comuni comunque non hanno al loro interno solamente gli oneri bancari, ma anche alcuni servizi telematici. Quest'anno per esempio è rientrata una riparazione di urgenza del sito internet di certi diritti dovuto a un blackout del nostro sito WordPress, materiali di cancelleria, la spesa quest'anno è stata assolutamente irrisoria, e degli oneri su delle collaborazioni. Si tratta in questo caso di un F24 che era stato pagato per quanto riguarda una consulenza legale rientrante sempre all'interno del progetto sui contenziosi strategici. I contributi erogati, come ogni anno inseriamo questa voce, rappresentano contributi che certi diritti dà a favore di altre organizzazioni. In questo caso, come ogni anno, c'è l'iscrizione a ILGA Europe, di cui siamo parte, di 150 euro. C'è stata la realizzazione di uno studio sulle seconde generazioni LGBT per un totale di 300 euro, e poche settimane fa abbiamo anche dato un contributo per la realizzazione di un documentario a tematica trans, che inoltre riprendeva da anche ampio spazio a tutto, che proietteremo anche nel corso di questo congresso, e che dava anche, valorizzava particolarmente la storia radicale sul fronte anche dell'enorme impegno che fu profuso in favore della legge che attualmente dal 1982 regola il mutamento di sesso. Campagne di informazione e autofinanziamento fondamentalmente consiste nelle spese per sostenere i canali che ci permettono le nostre campagne di informazione e di iscrizione. Quest'anno si è verificata la necessità di rinnovare il dominio internet, e all'interno di questa voce ci sono anche i costi di affrancatura e di spedizione delle tessere dei nostri iscritti, che tra l'altro consegnerò anche oggi di persona ai congressisti che non l'abbiano ancora ricevuta. Poi spese per iniziative politiche, una voce, un capitolo che qui si è stato più che dimezzato quest'anno. Di queste iniziative politiche, appunto, riporto per queste iniziative riporto un costo complessivo di 2.011 euro,
spese per iniziative politiche, ha al suo interno iniziative in particolare portate avanti nel corso di quest'anno radicale. Giù nella nota riporto per esempio la presentazione del libro Global Gay, che abbiamo portato in tre città italiane nel corso di quest'anno, di Frédéric Martel, che è costato 274 euro, e la proiezione del documentario tratto dallo stesso libro, che ci ha portato una spesa di 220 euro per i diritti di proiezione di questo documentario. Spese per iniziative politiche, come detto, è una voce particolarmente eterogenea, iniziative particolari come questa, ma soprattutto tutte le spese che sostengono le iniziative da parte degli organi dirigenti che riguardano la vera e propria attività di advocacy, di aggiornamento, di partecipazione alle riunioni di coordinamento e delle coalizioni di associazioni, insomma, e tutto quello che serve appunto per sostenere il mandato politico delle cariche dell'associazione. Riporto anche ulteriori costi residui del ottavo congresso, 791 euro, e i primi costi che iniziano a vedersi per questo congresso aretino, 84 euro, che ovviamente non è assolutamente la minima parte delle spese che andremo a sostenere per questa due giorni congressuali. Anzi, vi ricordo in più che è molto molto gradito un contributo per permetterci appunto di pagare questa sala, per permetterci appunto di sostenere anche le spese per gli spostamenti dei nostri ospiti e tutti i servizi appunto che utilizzeremo nel corso di questi due giorni. Quindi, come dicevo, facciamo la differenza tra i proventi e le spese e otteniamo quel nostro utile di 3.476 euro, che andrà a rimpolpare il nostro capitale netto, che andrà a essere un'ulteriore solida base per poter portare iniziative sempre più, per continuare ad essere presenti appunto come proposta politica di certi diritti. Mi sono distratto un attimo perché non riesco a vedere la presentazione. Ecco qui, allora, nota di tesoreria 2015, con ogni anno, vi ubriacherò con qualche numero. Allora, iscritti 2015 e 2014, non ce la si fa di quelli, non scorso. Sarò cieco, ma non cieco. Allora, iscritti 2015, 2014, le andrò a leggere perché mi rendo conto che le tabelle in alcuni casi sono un po' piccine. Allora, come detto, abbiamo avuto un brusco calo delle iscrizioni all'Associazione Radicale Certi Diritti. Io quasi. Ecco qua. Allora, 96 iscrizioni per il 2015 contro le 138 del 2014, meno 42 in tutto. Che sono iscrizioni. Okay, sì, ora lo dico. Si tratta, questo è il dato delle iscrizioni a quota piena, perché come sapete l'Associazione Radicale Certi Diritti è soggetto costituente del Partito Radicale Non Violento, Transnazionale e Transpartito, e questo comporta che gli iscritti a pacchetto, ossia gli iscritti a tutta l'area radicale, siano a pieno diritto iscritti anche all'Associazione Radicale Certi Diritti. Io do qui una fotografia, cerco di dare una fotografia particolarmente attenta di quello che è il dato delle iscrizioni a quota piena, così le chiamiamo, proprio perché è indice dell'incisività che riesce ad avere
l'operato dell'Associazione dei Garanti dei Diritti. Per l'anno 2015 rimane invariato chi ha scelto il numero di persone che hanno scelto la quota di 150 euro, 68 iscritti a 50 euro, 35 in meno rispetto all'anno scorso, 2.008 euro in meno di autofinanziamento rispetto all'anno scorso, 25 euro, l'iscrizione a 25 euro resta più o meno stabile, a questi 96 iscritti si aggiungono 303 iscritti a pacchetto per un totale di 399 iscritti per l'anno radicale 2015, 54 in meno rispetto al 2014. Appunto, facevo il particolare sugli iscritti, questo è un piccolo approfondimento sugli iscritti a pacchetto, quanto gli iscritti a pacchetto sono propensi a fare quell'aumento di quota che diciamo, permette loro di sostenere anche direttamente l'Associazione Radicale Certi Diritti con un contributo ulteriore, perché alle associazioni costituenti finisce in cassa zero, nessun gettito, diciamo, dalle iscrizioni a pacchetto che servono per sostenere le spese comuni della sede di Torre Argentina. Ebbene, quest'anno solo 4 persone hanno deciso di fare un ulteriore versamento in favore di Certi Diritti per in tutto 140 euro in più di autofinanziamento, leggermente di più rispetto all'anno scorso, ma comunque un dato esatto, un dato particolarmente basso che evidenzia anche la difficoltà di poter fare un'iniziativa di autofinanziamento in tutta quella platea di persone che invece ha scelto di fare l'iscrizione a pacchetto. Metodo di versamento, il campione dei versamenti 2015 quest'anno è PayPal. Le persone scelgono in larghissima parte di sostenerci tramite carta di credito online, anche il conto corrente postale quest'anno ha avuto un aumento, dal canale del conto corrente postale ha avuto un aumento dell'autofinanziamento di circa 300 euro, il bonifico postale resta, o il bonifico bancario, scusa, resta uno dei canali preferiti, e quest'anno invece i versamenti in contanti sono stati un po' di meno, sono 39, consistono fondamentalmente in quelle che sono le iscrizioni, i contributi che prendo brevi mano, e anche nei contributi per ogni congresso, le contributi appunto dati al tavolo per la registrazione al congresso. L'anno scorso erano particolarmente bassi perché alla mezza termine registrammo un numero inferiore di partecipanti e di persone che decisero di fare in quella sede un versamento a favore dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Qui abbiamo il dato storico degli iscritti e dell'autofinanziamento per l'Associazione Radicale Certi Diritti. Gli iscritti, chiaramente un dato spalzato perché non siamo sempre esercito costituente, lo siamo diventati nel 2012. Comunque il dato interessante è quello dell'autofinanziamento complessivo, vediamo che c'è una diminuzione rispetto all'anno scorso, il picco è stato raggiunto nel 2012 con 19.000 euro raccolti, noi da quei 19.000 euro raccolti siamo scesi quest'anno a 7.146 euro. Sono iscritti a partito? Dicevo che il dato non è veritiero perché sono all'inizio iscritti solamente a quota piena Certi Diritti perché non eravamo ancora soggetto costituente e poi iscritti a pacchetto. Allora, dal 2008, da quando l'associazione è stata fondata, sono state 1507 le persone che hanno contribuito o si sono iscritte a Certi Diritti per un totale di 98.547 euro. Come si comportano i nostri sostenitori rispetto agli altri soggetti della galassia? I 1507, che sono tutti coloro che almeno una volta hanno contribuito all'Associazione Radicale Certi Diritti, ebbene, per il 62% di loro sono stati almeno una volta anche sostenitori di un soggetto politico della galassia
radicale, mentre il 38% di questi 1507 aveva solamente all'associazione radicale certi diritti. Il dato che resta estremamente preoccupante per quanto ci riguarda è l'altissimo tasso di turnover, in quanto il 75,7% dei 572 che hanno versato solo a certi diritti, hanno versato questi qui, questo 75%, solamente una volta alla nostra associazione. Al netto poi delle iscrizioni a pacchetto risulta che tra i 96 iscritti a di quest'anno sono 63 coloro che hanno versato anche ad altri soggetti politici radicali, e di questi 38 lo hanno fatto nel 2015. Questo è un piccolo specchietto che ci dice quanti degli iscritti di certi diritti sono iscritti anche ad altri soggetti radicali. La prima colonna tiene in considerazione anche i contributi, la seconda invece considera solamente le iscrizioni. Il soggetto più scelto, oltre a certi diritti, di chi si iscrive alla nostra associazione, è l'associazione Luca Coscioni. 21 dei nostri iscritti quest'anno sono iscritti anche alla Coscioni, segue Radicali Italiani con 18 iscritti, il Partito Radicale con 8 iscritti, Nessuno Tocchi Caino con 5 iscritti, e Non C'è Pace Senza Giustizia con un iscritto, senza considerare gli altri che invece non hanno scelto, non abbiamo anche dati. Allora, invece questo è un altro specchietto che ci dice come sono messi i soggetti costituenti per quanto riguarda le iscrizioni. Ovviamente il dato riguarda per tutti quanti l'ordine rispetto alle quote a pacchetto. Dopo siamo, diciamo, quinti in questa classifica, dopo Nessuno Tocchi Caino che ha 631 iscrizioni, noi siamo a 397 per il 2015. A Radicali Italiani no. Ah, 868, sì, scusa. Questo, torniamo all'analisi delle, invece dell'autofinanziamento nostro, che andiamo nel particolare, facciamo questa piccola analisi dell'andamento annuale. Come vedete, insomma, resta il picco quello primaverile estivo, diciamo, quella fascia di tempo, e comunque emerge anche da questa tabella il fatto che i mesi particolari dell'anno, come dicembre, come settembre, sono state portate avanti delle campagne di call center da parte di un militante in particolare, che è Francesco Poirè, che ha deciso di portare avanti questa funzione, che non è più disponibile all'interno della sede del Partito Radicale, proprio in seguito alla decisione di tagliare i costi di gestione comune, privandosi del call center che appunto seguiva questa cosa per tutti i soggetti costituenti. Dato interessante anche la contribuzione per fascia d'età. La fascia d'età più consistente è quella dei 41-60 anni, che porta nelle nostre casse 2.586 euro, e infatti, se andiamo a vedere l'età media degli iscritti all'associazione radicale certi diritti a si può tornare quota piena. Indietro, si può tornare indietro? No. Ecco qui, basta. L'età media degli iscritti a quota piena è di 46 anni, se calcoliamo anche gli iscritti a pacchetto l'età aumenta di 10 anni, arriviamo a 56 anni. Qualità degli iscritti, questa è una cosa molto importante perché è alla base anche delle nostre iniziative di autofinanziamento e di campagne iscrizioni. Per i 1507 famosi sostenitori storici dell'associazione, il 78%, direi 79%, ha un indirizzo email
valido il 78%, 79% è un indirizzo postale valido e il 71% abbiamo un recapito telefonico e il dato diciamo un po' più bassetto è quello del 64% di questi sostenitori di cui abbiamo un numero di telefono cellulare valido. Ricordo che noi l'anno scorso con l'introduzione del nuovo sito internet abbiamo fatto un passo avanti molto importante nella raccolta dei dati anagrafici e delle informazioni dei singoli contribuenti. Dato molto importante anche questo è quello delle newsletter, degli indirizzi che ricevono la nostra newsletter, risultano registrati 2007 indirizzi che provengono dalla sottoscrizione appunto della newsletter o anche dalle liberatorie che riceviamo a partire dalla firma di appelli online, come per esempio quello a cercansi coppie per appunto trovare nuove coppie per i contenziosi strategici. 56 email era senz'altro una raccolta di indirizzi un po' più di nicchia. E poi il Parlamento risponda, la campagna che lanciamo per il quarto anniversario della sentenza 138 del 2010, che ha portato nei nostri registri 1030 nuove email. Le registrazioni alla newsletter per il 2015 sono state 24 per quest'anno, un po' meno rispetto alle 36 persone che hanno scelto di seguirci via newsletter l'anno scorso, meno, ancora meno, delle 46 persone che nel 2013 chiesero appunto di ricevere la nostra newsletter. Una domanda, quella del 2013. Nicolino, ne parliamo dopo magari. Ecco appunto. Lo dico dopo nelle repliche, non ti preoccupare. L'ultima slide, 2000 euro è quello che più o meno ci costerà questo congresso. Non è tantissimo. Ammazzate! Non è tantissimo rispetto ad altri congressi, ma insomma questa è un piccolo monito che vi lancio insomma, a essere generosi anche in questa occasione e di insomma, portare un contributo per permetterci di rientrare completamente nei costi sostenuti per la tenuta di questo congresso. Io, come sempre, forse ho rubato un pochettino, l'ho fatta più lunga di quanto pensassi, ma vorrei, come faccio sempre, inserire anche una piccola parte un po' più discorsiva, un po' più politica alla mia relazione. E prima di tutto vorrei dire che questa relazione sarà la mia ultima relazione. Che peccato! Tesoriere di certi diritti. Sono commosso. Nicolino! La tua commozione mi commuove. Vabbè. Chiaramente non è una scelta che ho maturato per motivazioni politiche, è una cosa personale. A un certo punto io devo dire io non sempre ne più. No, ma non è che non ne posso più, è come dire, il tesoriere radicale ha molte responsabilità, arriva un momento in cui ci si vuole concentrare sull'altro e si vuole anche ridare un senso diverso alla propria militanza. Voglio ritrovare tematiche radicali del mondo radicale che ho tralasciato, voglio vedere da un'ottica diversa i temi che riguardano l'attivismo del PCC, no, non su quel fronte. E quindi io già da adesso non posso fare altro che rinnovare la mia disponibilità e garantire tutto il mio impegno alle cariche che verranno scelte da questo nono congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Lo farò perché continuo a vedere nei temi, nei programmi dell'Associazione Radicale Certi Diritti un potenziale esplosivo, un potenziale
rivoluzionario. Credo onestamente che questo approccio, così come era stato introdotto all'interno del dibattito politico sui temi LGBT dell'associazione dei carici attivisti, debba essere mantenuto, deve essere mantenuto per il bene del movimento LGBT, deve essere mantenuto per arricchire il dibattito politico in corso, deve essere mantenuto anche all'interno del dibattito, all'interno del dibattito interno che riguarda il mondo radicale, perché io ci tengo sempre a specificarlo. Siamo soggetti costituenti del Partito Radicale. Essere radicali non solo è un onore, senz'altro, ma è soprattutto un onere. È un onere essere all'altezza di una storia importante come quella del nostro movimento politico, ed è un onere anche entrare nell'arena, entrare nel dibattito politico avendo scritto sulla carta d'identità radicali. Noi dal 2008, da 4 anni che siamo soggetti costituenti, noi abbiamo mantenuto con orgoglio la parola radicale all'interno del nostro nome. Noi l'abbiamo fatto con entusiasmo, abbiamo portato avanti con entusiasmo questo nostro compito di portare il metodo radicale all'interno di un ambito dei diritti umani, che è quello delle persone LGBT. Noi abbiamo visto, noi saremo qui oggi per ricordare delle strategie vincenti, delle strategie che si stanno dimostrando premianti. Yuri aveva parlato della sentenza della CEDU del luglio scorso, sentenza che nasce proprio da una lungimiranza di chi nella sede del Parlamento Europeo, quel lontano 2008, decise di intraprendere la strada dei contenziosi strategici. Lungimiranza nell'azione che è stata fatta anche da certi diritti per quanto riguarda la recente sentenza sulle tematiche trans, il fatto che certi diritti è riuscita anche grazie al sostegno di tanti attivisti, io penso per esempio a Pia Cobre che ci continua a dare un contributo pazzesco sul fronte del lavoro, è riuscita a riportare all'interno dell'area radicale e da un certo punto di vista anche all'interno del dibattito politico il tema della regolamentazione dipendente, è riuscito a riportarlo anche all'interno del movimento radicale. Questo è riuscito a portarlo anche all'interno del movimento radicale, di riportarlo come fronte di lotta radicale. Mi sto confondendo. Allora, ho perso il filo, chiaramente. Insomma, Pia Cobre, importantissimi contributi. Noi lo facciamo, continueremo a cercare di essere sempre più centrali sui vari fronti che noi teniamo aperti anche al nostro interno, e vorrei anche ricordare, insomma, che le occasioni di collaborazione sono state tante negli anni passati con tutta la galassia radicale. Io ricordo e voglio ringraziare, e spero che lo faccia anche questo congresso, Rita Bernardini, che nella scorsa sua ha sostenuto molto le iniziative dell'Associazione Radicale Certi Diritti, lanciando con noi l'appello per il 4° anniversario della sentenza 138 del 2010, con noi davanti al Montecitorio per la manifestazione Lo Stesso Sì, che insomma si è dimostrata come segretaria dei Radicali Italiani una importantissima partner, nonché come anche ex presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti, una compagna di lotta radicale che è stata sempre al nostro fianco.
Voglio in più fare anche un sentito augurio alle nuove cariche dei radicali italiani che hanno inserito all'interno della mozione generale il tema delle libertà sessuali e per la prima volta in mozione generale il matrimonio, l'obiettivo del matrimonio egualitario. E voglio dirlo senza polemica, in maniera molto pacata, ma lasciando comunque trasparire tutta l'arrabbiatura che posso avere quando appunto vengono così trascurati i temi dell'associazione radicale certi diritti, quando vengono soprattutto ignorati momenti come questo, momenti come un congresso annuale in cui noi siamo qui per tirare le somme della nostra azione politica, siamo qui per ricordare un metodo, il metodo radicale all'interno nell'ambito delle tematiche che noi andiamo a affrontare. Ho trovato particolarmente inelegante, particolarmente priva di tatto il fatto che il Partito Radicale oggi abbia convocato una riunione sulle iniziative ONU da portare sul fronte ONU, assolutamente importanti, assolutamente centrali, diciamo, all'interno del per favore Nicolino, all'interno delle iniziative che riguardano il Partito Radicale transnazionale e quindi anche i soggetti costituenti, ma questa, quella del congresso di un soggetto costituente del Partito Radicale transnazionale, è e deve essere il luogo di incontro di tutti per contaminarci, per incontrarci, per parlare e per spiegare magari anche a chi non segue molto i nostri temi o anche a chi non è d'accordo con le nostre singole battaglie, quali sono le nostre ragioni e come vogliamo continuare a essere radicali, far vivere la storia radicale e soprattutto dare ulteriori, arricchire il bagaglio delle grandi vittorie radicali con ulteriori elementi. Io vi ringrazio, vi chiedo scusa per questa relazione un po' confusionaria, ma insomma, ci sono stati commenti tecnici.